La fotografia di stock e di microstock. Facile, divertente, non macchia e non inquina. Oggi parliamo di come è possibile realizzare delle fotografie e venderle per cercare di guadagnare qualche soldino extra e generare quella che possiamo chiamare una rendita passiva. Se questo tema ti interessa e vuoi approfondire, ti lascio dei video in card e ti consiglio anche di iscriverti al mio canale cliccando il bottone qui sotto, perché usciranno degli aggiornamenti su questo e altri temi di interesse per fotografi e videomaker di tutto il mondo. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale, io sono Cesare e oggi, come detto, parliamo nuovamente di fotografia di microstock, ovvero di come possiamo trasformare i nostri sudati scatti in delle entrate che possono andare a rinvigorire quello che è il nostro corredo fotografico, oppure semplicemente farci risparmiare qualche soldo. Uno dei temi più complessi e spinosi che ci si trova ad affrontare in questo panorama è quello della liberatoria. La liberatoria che cos'è? Fondamentalmente è un pezzo di carta, e nella maggior parte dei casi deve essere un pezzo di carta fisico. Ci sono delle piattaforme che l'accettano elettronica, ma nella maggior parte dei casi deve ancora essere di carta. Deve esserci una firma reale da parte sia del fotografo che delle altre parti coinvolte, quindi è un pezzo di carta su cui c'è scritto che entrambe le parti sono a conoscenza della realizzazione dello shooting e dell'utilizzo che ne verrà fatto. Questo che cosa significa? Fondamentalmente significa che io non posso prendere un teleobiettivo, scattare delle fotografie alla mia vicina di casa dentro casa sua e poi vendere quelle immagini. Quella sarebbe una foto rubata, oltre che un reato bello e buono. Ma non posso neanche scattare una fotografia a una persona per strada e venderla senza chiedere il permesso a questa persona, e non posso nemmeno scattare una foto a un mio amico dentro casa mia e vendere quella foto senza chiedergli il permesso. Quindi fondamentalmente ogni singola persona ritratta e riconoscibile all'interno della mia fotografia deve avere accompagnata all'immagine una liberatoria che attesti che quella persona era a conoscenza del fatto che la stavamo fotografando e soprattutto è a conoscenza del fatto che noi venderemo quella foto, e quindi quella foto potrà essere utilizzata da noi, dal fotografo, dal videomaker, ma anche da clienti delle piattaforme di microstock per pubblicizzare la qualsiasi. Ovviamente ci sono delle regole, nel senso che le fotografie realizzate in questo senso non possono essere utilizzate per fini diffamatori o discriminatori, quindi non è che è permesso tutto, non si può fare qualsiasi cosa con queste immagini. Però uno potrebbe non aver piacere magari di vedere la propria immagine abbinata con determinati prodotti. Faccio un esempio stupido: se una mia foto venisse messa su una rivista per pubblicizzare un prodotto contro la calvizie, ve la butto lì, io potrei non essere particolarmente contento. Di solito i modelli che posano per microstock ricevono un compenso in cambio dello sfruttamento della loro immagine. In questo senso, una volta che il modello o la modella hanno ricevuto un compenso, firmando la liberatoria dichiarano che non chiederanno altri soldi né al fotografo né all'agenzia di microstock, e con questo i giochi sono fatti. A quel punto l'immagine può essere venduta n.000 volte su tutte le piattaforme per tutto il mondo per sempre, senza che la persona ritratta possa mai più accampare delle pretese, perché ha firmato un foglio su cui attesta che era a conoscenza della cosa e che le andava bene così. Ora, dove si trova questa fantomatica liberatoria? Per la gioia di molti che me lo chiedono spesso, sia nei commenti sia in direct, vi lascio in descrizione il link dove è possibile per ora scaricare la liberatoria che io vi consiglio. Dico per ora perché questo link magari cambia, nel senso che queste piattaforme mettono a disposizione le liberatorie, però le aggiornano magari di anno in anno e quindi magari l'URL cambia. Se doveste cliccare sul link e non trovarla, segnalatemelo, così provvederò a mettere un link aggiornato. Per il momento funziona. Vi consiglio questa liberatoria per un motivo, fondamentalmente, perché questa liberatoria viene accettata da tutte le piattaforme di microstock. Quindi vi sto mettendo una liberatoria che è sostanzialmente universale, viene accettata da tutte le piattaforme, perlomeno da quelle su cui ho lavorato io, che però sono tante, quindi già è una buona casistica. Se prendete una liberatoria di un'altra agenzia di microstock, andrà bene sull'agenzia su cui l'avete scaricata, ma non è detto che vada bene anche per tutte le altre. Per cui vi consiglio questa, proprio perché così ne fate firmare una sola, non dovete farne firmare 100, una per ogni piattaforma su cui decidete di caricare. Ora, compilazione della liberatoria. Questo è molto importante. La liberatoria deve essere compilata in ogni sua parte. Io vi do ora dei consigli che sono anche un po' sgamuffo, perché sono cose che ho imparato nel corso degli anni, ovvero: nel momento in cui firmate una liberatoria, assicuratevi di firmarla nello stesso momento e nello stesso posto. Sembra una banalità, ma se io firmo la mia parte, quindi quella relativa al fotografo, in un dato momento e in un dato luogo,
e poi faccio firmare la seconda parte al modello, alla modella, in un altro posto, in un altro momento, probabilmente il piano d'appoggio non sarà uguale, magari la penna non sarà la stessa, e a questo punto la piattaforma di MicroStock potrebbe rifiutarci la liberatoria con la motivazione che la firma del fotografo e quella del modello non sono state realizzate nello stesso momento e nella stessa data. Potrebbe sembrare una liberatoria retrodatata o postdatata. Questa è una delle critiche che arrivano più spesso e uno dei modi più facili per farsi rifiutare delle immagini. La liberatoria deve essere compilata e firmata nello stesso momento. Inoltre, la data riportata deve corrispondere dalla parte dello shooting, quindi il giorno in cui è stato realizzato lo shooting, deve corrispondere la data della firma del modello, perché c'è scritto data di shooting e data della firma della liberatoria devono coincidere, perché altrimenti di nuovo ci possono essere problemi e potrebbe non esserci nulla di male. Io potrei dire, ma scusa, lo shooting l'ho fatto il primo del mese, la liberatoria gliel'ho fatta firmare il secondo giorno del mese. È meglio non farlo. Si può fare, non ci sarebbe niente di male, però ogni tanto ci si vedono rifiutate le immagini con quella motivazione lì, quindi è meglio non farlo. Risparmiamo tempo. Non diamogli modo di rifiutarci le immagini per cose stupide. Mettiamo la stessa data e facciamolo nello stesso momento. E assicuriamoci anche di usare la stessa penna e di usare lo stesso piano di appoggio. Quindi non facciamo firmare il modello sulla schiena di qualcuno e poi noi firmiamo su un tavolo, perché se la pressione della penna è diversa, se la scrittura è diversa, il tratto ha uno spessore differente, anche lì ci possono rifiutare le immagini con la motivazione che la liberatoria sembra stata firmata con due penne diverse, quindi in due momenti diversi. Sono tutte cose incredibilmente stupide, io sono d'accordo con voi, ma io sono qui per aiutarvi a non farvi fregare da queste cose incredibilmente stupide, quindi seguite passo passo. Un'altra cosa che è sgradevole quanto vogliamo, però è così, è che i campi destinati al modello devono essere compilati per intero, per cui ci sono delle cose che il modello o la modella potrebbero non volerci dire, come l'indirizzo o il numero di telefono. Ragazzi, purtroppo devono essere compilati lo stesso. La buona notizia, e qui io spero che nessuno che lavora in ambito MicroStock mi senta, la buona notizia è che nessuno lo controlla poi l'indirizzo e il numero di telefono, per cui se ci troviamo di fronte a un modello o una modella che ci dicono io non voglio darti il mio indirizzo, non voglio darti la mia mail, non voglio darti il mio numero di telefono, perché può succedere ed è sacrosanto, io potrei anche trovarmi di fronte a una persona che dice ma io non ti... cioè immaginatevi che io faccia uno shooting con una ragazza, magari una ragazza giovane, e questa ragazza mi dica ma io non voglio però che tu sappia dove abito, eccetera eccetera, cioè abbiamo fatto uno shooting ma non ci conosciamo, non ti voglio dare i miei dati. Benissimo, siccome nessuno controlla, io di solito dico alle persone guarda, io mi sono messo d'accordo con te che mi avresti firmato una liberatoria, per cui io ho bisogno di questo foglio compilato, poi che l'indirizzo sia veramente il tuo oppure no lo saprai solo tu, perché io non verrò a controllare e loro neanche. Quindi ci deve essere scritto un indirizzo, scrivimi un indirizzo che vuoi, se non vuoi scrivermi il tuo scrivimene un altro, basta che mi scrivi un indirizzo. Idem dicasi per il numero di telefono, idem dicasi per la mail. Lo so che è brutto ragionare così, però di fronte a un modello o una modella che non vogliono fornire per qualsivoglia motivo le proprie generalità, questo è l'unico modo che noi abbiamo per farci accettare le immagini per cui ci siamo accordati e magari per cui abbiamo anche già pagato il modello o la modella. Un'ultima cosa, e questa devo dire che per fortuna ho visto in recenti release che credo sia stata abolita, una volta era necessario includere anche la firma di un testimone. Questo significa che c'è la firma mia del creator, del fotografo, del videomaker, c'è la firma della persona ritratta e sotto c'è una sezione dedicata a un testimone, quindi un testimone che deve semplicemente scrivere nome e cognome in stampatello, di nuovo la data, e la data deve coincidere alla data dello shooting e alla data della firma da parte della persona ritratta, quindi tre date devono essere sempre uguali, ci deve essere il nome in stampatello e l'autografo del testimone. Questa è una cosa, devo dire, per fortuna l'hanno tolta nelle ultime release, ho visto che non c'è più questa cosa, quindi nelle ultime liberatorie che ho scaricato questa cosa è stata abolita e non c'è più, però ve la riporto lo stesso perché potreste trovare la versione vecchia in cui c'è ancora questa cosa. Lì semplicemente si tratta di avere un testimone che può essere un assistente sul set dello shooting oppure un amico della persona ritratta che faccia questa firma. Ovviamente non comporta assolutamente niente, nel senso la persona non è tenuta a fare niente, non c'è
ci sono richieste di soldi, non c'è niente di strano, è semplicemente una firma che va a convalidare le due firme del creator e della persona ritratta. Per fortuna, vi ripeto, nelle ultime release che ho scaricato questa cosa non c'era più, quindi questo ci semplifica un pochino la vita. Questo è il modo migliore per farsi approvare le fotografie che ritraggono persone. Ora ricordiamoci però una cosa: le fotografie accompagnate da liberatorie per modello per modella non possono ritrarre prodotti riconoscibili. Questo che cosa significa? Se io mi faccio un selfie con la liberatoria e ho un iPhone in mano, la foto viene rifiutata. Perché? Perché c'è un conflitto a questo punto, perché nel momento in cui io carico una foto con liberatoria, è sottinteso che quella foto, essendo munita di liberatoria, verrà utilizzata per fini creativi, non per fini editoriali. Mentre un telefono con su un brand riconoscibile o anche semplicemente un design riconoscibile, come può essere un iPhone, la scocca dell'iPhone è molto riconoscibile con il notch, oppure con l'isola dinamica che c'è adesso, è molto riconoscibile, per cui questa andrebbe sotto editoriale. Per cui una fotografia che contiene una parte creativa e una parte editoriale viene rifiutata. La piattaforma ci dice: devi scegliere, o metti una foto della persona con l'iPhone senza liberatoria e la pubblichi come editoriale, e quindi sarà una foto di una persona per strada col telefono, magari posata, magari no, tu la fai passare sotto editoriale, però a quel punto non è creativa, non può passare come creativa e quindi non verrà acquistata da persone che la possono utilizzare per i molteplici utilizzi, ma verrà acquistata solamente per far vedere una persona con un iPhone in mano, quindi avrà un utilizzo più ristretto. Nel momento in cui invece noi vogliamo parlare a una platea più ampia, dobbiamo eliminare le cose riconoscibili, quindi non devono esserci magari cartelli stradali, perché anche quelli possono avere un design che magari viene rifiutato, non devono esserci prodotti, non devono esserci cartelloni pubblicitari, non devono esserci altre persone, perché se io faccio un ritratto a una persona ma c'è un'altra persona qui dietro, ci vuole la doppia liberatoria, quindi evitiamo anche le altre persone, evitiamo magari luoghi troppo riconoscibili, oppure sfochiamo i luoghi troppo riconoscibili. Magari se stiamo facendo un ritratto con dietro il Colosseo, lo sfochiamo un pochino il Colosseo in modo che si intuisca che cos'è, però che non sia perfettamente a fuoco, perché sennò anche lì ci potrebbe essere un conflitto, ci potrebbe essere il conflitto magari di proprietà intellettuale piuttosto che di proprietà fisica, perché c'è anche una liberatoria per le proprietà, ma di questo parleremo in un'altra puntata. Dobbiamo cercare di escludere tutto quello che può essere considerato un elemento di disturbo per l'accettazione della nostra foto con liberatoria. Quindi una foto creativa deve essere priva di altri elementi riconoscibili. Non ci devono essere targhe di veicoli, non ci devono essere insegne di negozi, non ci deve essere niente che sia riconducibile a un luogo fisico o a delle persone fisiche. Se rispettiamo questa regola, con la liberatoria siamo in grado di caricare le nostre fotografie ritraenti persone senza nessunissimo problema. Un ultimo appunto: nel momento in cui abbiamo più persone nella foto, tutte le persone devono avere una liberatoria, e questo si fa facendo compilare una liberatoria a ciascuno. Ovviamente se stiamo fotografando una piazza con 1000 persone non sarà possibile, la foto andrà automaticamente sotto l'etichetta di editoriale, perché non è possibile far firmare tutte quelle liberatorie, né tantomeno caricarle. Caricare 1000 liberatorie su un singolo invio non è possibile, non lo permettono neanche le piattaforme. Nel momento però in cui le nostre persone sono 3, 4, 6, voglio esagerare, a quel punto diventa anche semplice, perché a quel punto abbiamo le persone che si controfirmano la parte del testimone a vicenda, e così in un attimo le abbiamo compilate tutte e non abbiamo più l'imbarazzo di doverci cercare un testimone. Quindi è assolutamente fattibile far firmare la parte del testimone a altre persone che partecipano allo shooting. Ovviamente queste liberatorie devono essere tutte allegate sulla stessa fotografia, quindi in una fotografia in cui ci sono 3 persone io devo caricare 3 liberatorie, devo caricare tutte e 3. Ogni piattaforma ha il proprio sistema, su alcune piattaforme è possibile caricare le liberatorie separatamente, altre piattaforme vogliono un file unico con tutte le liberatorie. Questo dipende dalla singola piattaforma, lo si scopre ovviamente al momento dell'invio perché ci sono delle indicazioni. A questo punto però io non voglio dilungarmi troppo e quindi vi chiedo: c'è qualche aspetto riguardante la compilazione di una liberatoria su cui avete ancora dei dubbi? Vi invito a lasciarmelo scritto in un commento, risponderò a tutti quanti di persona. Se ci saranno delle cose troppo complesse per essere trattate
trovate nelle poche righe di testo che ci consentono i commenti qui su YouTube, farò un aggiornamento di questo video in cui andrò ad approfondire il tema che mi avrete segnalato. Devo dire che proseguendo in questa serie ho trovato un grande interesse da parte di diversi utenti per quello che è il mondo dello stock e del microstock, per cui sono più che felice di proseguire in questa serie portandovi nuovi contenuti dedicati a questo mondo, un mondo che, vi ripeto per chi non avesse visto i video precedenti dedicati a questo argomento, io frequento da molto tempo e non ne sono più così entusiasta, nel senso che questo contesto mi ha dato la possibilità di sviluppare le mie doti e sviluppare il mio corredo, mi ha fatto entrare tanti soldi in passato, me ne fa entrare ancora adesso, ma neanche lontanamente come in passato, e per questo motivo che non ne sono più così contento, perché quando entravano tanti soldi era la mia attività principale. In questo momento non è più la mia attività principale, è un'attività assolutamente collaterale che porto avanti più che altro per divertimento. È un mercato in cui io reputo si possa ancora avere fortuna, però diventa sempre più difficile a causa dell'altissima competizione e a causa anche dei prezzi via via sempre e sempre più bassi, e anche questa è una cosa che mi rende particolarmente inquieto riguardo a questo mondo. Ciò nonostante, sono convinto che esistano dei margini di miglioramento e delle nicchie soprattutto che si può andare a bersagliare per ottenere ottimi risultati. È per questo che vi porto questo tipo di contenuti. Vi chiedo a questo punto di farmi sapere in un commento se continuate a gradire questo tipo di contenuti, in maniera tale che io possa anche tarare la mia agenda editoriale sulle vostre preferenze. Ma io parlo anche troppo, questo video è arrivato alla fine e io vi do appuntamento al prossimo.